Fanesi, ci sono degli aggiornamenti sul Vittoria Colonna, su quell'ipotesi che voi avete segnalato alla Protezione Civile qualche giorno fa? Sì, ieri mattina abbiamo fatto un sopralluogo alla presenza sia della proprietà, quindi INPS, che appunto è proprietaria dell'ex convitto Vittoria Colonna, che della ASUR Marche, l'area vasta numero 1, la Protezione Civile regionale e la Protezione Civile locale, quindi l'ufficio tecnico del Comune di Fano insieme a me e al sindaco. Abbiamo fatto questo sopralluogo e abbiamo, come dire, grazie alla disponibilità per cui va il nostro ringraziamento di IMSS, abbiamo potuto accedere a quei locali che sono chiusi da una decina d'anni, ma che si appaiono in condizioni manutentive buone. E ovviamente ci sarebbe da rivedere tutta la parte impiantistica, l'impianto elettrico è relativamente nuovo, ma soprattutto l'impianto idraulico e sanitario, che è un impianto fermo da diversi anni e cui andrebbero fatti dei lavori di straordinaria manutenzione per renderlo, insomma, funzionante nuovamente. La struttura, appunto, dal punto di vista architettonico, appare in buone condizioni, è da sistemare, da pulire, da ritinteggiare, questo certamente, ma comunque ha a disposizione un centinaio di stanze singole, con bagno, con TV, eccetera, e quindi si presterebbe anche dal punto di vista modulare, cioè senza farne 100, se ne potrebbero occupare 40, 30, 20, quello che necessiterà la sanità della Regione Marche, per poterla convertire appunto a struttura dove potrebbero essere ospitati temporaneamente non solo le persone che sono in fase di dimissione ospedaliera e che per liberare gli spazi appunto che dentro gli ospedali potrebbero essere lì ospitate, ma anche persone che hanno difficoltà a gestire la quarantena nelle proprie abitazioni per problemi logistici, di spazio, eccetera. Ovviamente questa è una struttura all'interno del Comune di Fano, di proprietà dell'INPS, che è un ente comunque statale. Varrebbe la pena, noi l'abbiamo suggerita per questa motivazione, come dire, approfondire il tema e cercare di capire, nel caso dovesse essere utile agli scopi che la sanità ha, come poterla gestire, soprattutto gestirla in maniera corretta, oculata, col personale indicato e che dovrebbe essere fornito ovviamente dalla sanità per dare sollievo alle tantissime famiglie che in questo momento si trovano in difficoltà.